curato appunto un aspetto che mi intrigava da almeno due decenni, che era Nostradamus. Nostradamus ha fatto diverse cose molto interessanti. Andiamo per ordine. Allora, questo è il mio libro, una copertina, e inizialmente parto in questo modo. Vi faccio un gioco. Qualcuno in sala mi sa dire che cos'è questa cosa che mi sto mostrando? Una pelle di serpente, una copertina di libro screpolata. Proviamo questa? La corteccia di un albero. Questa? No, un muro screpolato. Sono ingrandimenti comunque. Guardate cosa sono. Sono ingrandimenti di un quadro. Questo per farvi capire che se noi guardiamo le cose da una prospettiva diversa, abbiamo dati e analisi diverse. Quindi nella foto di sinistra vedete da dove ho preso i dettagli, che poi vi ho mostrato, nella foto di destra avete il quadro nel complessivo. Quindi noi per capire la realtà oggettiva di certe situazioni dobbiamo astrarci dal particolare e vedere l'aspetto complessivo. Se noi siamo delle formiche che camminano sul quadro, noi vedremo il dettaglio del quadro, vedremo il pezzettino, ma non saremo mai in grado di capire il complesso. Vedremo degli ammassi, in questo caso di pittura, e diremo sì, ma qui c'è una crepetta, c'è un canyon, c'è qualcosa, ma non siamo in grado effettivamente di capire cos'è il disegno complessivo. Allora, fatto questo piccolo gioco, iniziamo con Nostradamus. Chi è Nostradamus? Spesso e volentieri io vedo scettici, no? Perché ogni tanto mi confronto anche sul web, siccome io sono webmaster di diversi forum, di diversi siti, mi confronto con alcuni scettici e questi dicono sì, vabbè, ma Nostradamus era un vecchio pazzo, medico fallito, che chissà quante idiozie ha sparato. Perfetto, andiamo a vedere chi è Nostradamus. Allora, Nostradamus nasce nel 1503, di origine ebraica, viene iniziato dal bisnonno alla tradizione ebraica, alla scienza degli astri, alle concezioni matematiche ed esoteriche. Questo che vi sto mostrando è più per me, è una traccia per me, non tanto per voi. A me interessa comunicarvi dei concetti, quindi andrò abbastanza veloce perché ho tantissime slide, quindi vi farò un'iniezione di dati in poco tempo. Interessante notare che in quel tempo l'astrologia diviene scienza complementare alla medicina grazie a Carlo V re di Francia, che crea a Parigi una università dove con la medicina si insegna l'astrologia. Un medico senza astrologia è come un occhio che non vede. A Bordeaux si trova in piena epidemia di peste portato dall'Italia. Lì resisterà a un vero e proprio inferno grazie ai consigli medici del suo longevo bisnonno, che lo ha iniziato a tutta una serie di pratiche sulla medicina delle erbe. Quindi lui è diventato un fine erborista e conosce tutte le proprietà medicamentose delle erbe. Conosce il latino, greco ed ebraico, nominato maître des arts, può insegnare lettere e filosofia. Quindi proprio stupido non era, no? Si laurea nel 532, a 30 anni modifica il suo nome latinizzandolo in Nostradamus e si converte al cattolicesimo. Di carattere schivo e taciturno si interessa di medicina e allora opere letterarie di Preblet. Si sposa nel 533 e ha due figli che poi muoiono insieme alla madre di peste. Si risposerà poco dopo. Accusato di stregoneria, poiché lui faceva delle pozioni mediche che facevano guarire le persone, quindi accusato di praticare arti oscure,
preferisce andarsene e gira innanzitutto tutta la Francia, poi ritorna in Francia per assistere la moglie che sta morendo di peste, viaggia in Lorena, Alsazia, Italia, Vienna, quindi conosce a questo punto tedesco, conosce l'italiano, probabilmente va in Milan, perché abbiamo delle opere che sostengono che c'è un emiro, Nostradin, che dice che Nostradamus visse in Persia. Incontra tutti quelli che poteva incontrare come luminari del suo tempo, da Agrippa a Paracelso. Si dedica, che è il padre della moderna farmacologia. Nel 542 si dà per scontato il suo soggiorno al monastero di Orval, dove verrà alla luce la sua profezia di Orval. E negli ultimi anni si dedica poi all'elaborazione delle cinture. È interessante notare che il Nostradamus ha scritto diversi trattati di farmacologia con le erbe, quindi sono molto, molto corposi questi trattati. Scrive una serie di trattati, di manoscritti di provata autenticità e poi gli viene chiesto di portare conforto in alcune città colpite dalla peste e lavora per mesi, ad esempio nella città di Aix, per 6 mesi lui lavora e sconfigge la peste. Inizia a farsi disinfettare le fogne, pulire i servizi igienici, tutti quanti devono masticare aria, quindi inizia ad avere una serie di... fa quello che oggi noi chiamiamo prevenzione, no? Si dedica alle sue previsioni e nel 566 completa la sua opera profetica. Muore il 2 luglio del 566. Osannato dalla popolazione e interrogato dai suoi vaticini, da re e regine, conoscerà ed incontrerà più volte Caterina de' Medici. In particolare, Caterina de' Medici, il 17 ottobre del 564, si recherà con suo figlio Carlo IX e con un lungo corteo di servitori e dame a Salon per omaggiare il profeta. Quindi Salon si è vista arrivare il corteo reale con Caterina de' Medici e il futuro figlio Carlo IX, che è andato a casa di Nostradamus e Nostradamus ha presentato la sua famiglia, i suoi nuovi 8 figli, la sua nuova moglie. E quindi Nostradamus per le persone del 1500 era un personaggio che per noi oggi sarebbe un Nobel tipo Rubbia, piuttosto che una persona estremamente conosciuta, estremamente capace. Quindi tanto imbecille non era. E Nostradamus spiega dettagliatamente come attiva determinate tecniche per fare le previsioni. Lui dice, dopo 3 giorni di digiuno, bisogna sedersi in meditazione su un tripode bronzeo toccando la verga metallica e l'acqua. Questo, secondo lui, attiverebbe un circuito che lo porta le persone a vedere determinate cose. E poi si concentra su specchi, fiamme, eccetera, e attiva determinate altre cose. Allora, c'è da fare una premessa prima che io parta entri nel vivo della relazione. Qual è il futuro? Cos'è il futuro? Il futuro è una serie di eventi che possono cambiare, non è detto che esista un futuro, possono esistere n futuri. È interessante capire che quello che noi oggi possiamo dire potrebbe influenzare il futuro futuro. Quindi è molto importante essere prudenti nello sbrogliare, diciamo, le profezie, per non influenzare negativamente o per far avverare quello che noi vorremmo evitare. Faccio un esempio.
se io dico che io so che Putin non ha in simpatia i gay, se io trovassi una profezia dove dico che Putin verrà ucciso da un gay, Putin potrebbe decidere, e la pubblicassi, Putin potrebbe decidere di fare un giro di vite contro i gay. E quindi io potrei attivare un circuito che potrebbe portare inevitabilmente qualche gay a uccidere Putin. Non so se sono stato chiaro. Okay? Questo principio di retroazione è molto importante quando si sprogliano le profezie. Le profezie sono criptate apposta per far sì che, e il nostro Damus lo dice, persone con una moralità non una bassa moralità, o che comunque delle persone che vogliono sfruttare determinati eventi, non sfruttino determinati eventi e non combinino disastri. Fatta questa doverosa premessa, che è molto importante perché si rischia di condizionare il futuro dicendo determinate cose, il lavoro di Nostradamus si orienta in 3-4 settori, è diviso in 4 settori, possiamo dire: le quartine, le sestine, la lettera ad Enrico II e la lettera a Giulio Cesare. Stiamo parlando chiaramente della parte profetica. La lettera ad Enrico II è abbastanza interessante perché Nostradamus fa un elenco dei fatti che succederanno negli anni futuri. Cioè Nostradamus parte dicendo chiaramente, o abbastanza chiaramente, che l'Europa verrà invasa da due ondate di guerrieri. Avremo dei guerrieri arabi che invaderanno l'Europa e delle persone dell'est che invaderanno l'Europa. Lui dice chiaramente che questa lunga lettera del Enrico inizia a scopinare tutti gli eventi. Ne leggo un pezzo. Allora, il pezzo è relativo alla situazione attuale. Ed essendo prossimo un'altra desolazione, allorché essa sarà al vertice della sua dignità, si innalzeranno dei potenti, delle forze militari, che gli saranno tolte le due spade, e non gli resteranno che le insegne, delle quali, per mezzo della curvatura che attira, il popolo le farà proseguire diritte, e non vorrà concedersi ad altre per lo scopo opposto della tagliente autorità toccando terra, volendo stimolare fino a che condurrà un ramo del lungo tempo sterile. Qui è riferito sterile, è riferito alla dama sterile del comunismo, che libererà tutti i popoli dell'universo da quella schiavitù benigna e volontaria, rimettendosi alla protezione di Marte, spogliando Giove di tutti gli onori e dignità per la città libera, fondata e situata da un'altra esigua Mesopotamia. E saranno il capo e il governatore gettati dal centro e messi in aria, ignorando la cospirazione dei congiurati con il secondo trasiguo, che da molto tempo aveva manipolato tutto ciò. Allora, quindi praticamente lui ci sta dicendo che ci sarà una grossa cospirazione, perché il trasiguo è il condottiero greco che aveva difeso la democrazia, e ci sarà una grossa cospirazione in cui né i governatori né i capi saranno in grado di capire qual è il problema. Quindi, è un primo punto, ci sarà una grossa cospirazione. Poi, i capi della Chiesa saranno in difetto dell'amore di Dio e parecchi di essi rinnegheranno la vera fede. Allora vi sarà una grande persecuzione delle Chiese di quanto ne sia mai stata fatta. E durante questi avvenimenti sorgerà un'epidemia così vasta che 2/3 del mondo periranno. Tanto che, questo è il primo di una serie di eventi, attenzione, non è finita qui. Tanto che non si riconosceranno gli appartenenti ai campi o alle case, e l'erba crescerà più alta delle ginocchia per le vie delle città. Allora,
Quindi qui all'epidemia non ci siamo ancora, però siamo alla grande cospirazione, siamo al momento in cui vengono tolte le libertà, abbiamo persecuzione della Chiesa, abbiamo sozzure e abominazioni che saranno con grande disonore vietate e manifeste. Nostradamus parla, come nell'Apocalisse, di Anticristo. Nostradamus dice che in seguito l'Anticristo sarà ancora per l'ultima volta il principe infernale. Termineranno tutti i regni della cristianità ed anche quelli degli infedeli per un periodo di 25 anni e vi saranno gravissime guerre, battaglie e edifici bruciati, devastati e distrutti, con grande spargimento di sangue, di vergini, spose, vedove violate, neonati, scagliati e maciullati contro il muro delle città, e si commetteranno tanti mali per mezzo di Satana, principe infernale, che quasi tutto il mondo si troverà distrutto e devastato. Prima di ciò alcuni strani uccelli grideranno nell'aria cui cui, che svenderanno dopo alcuni tempi. Quindi qui abbiamo un primo riferimento. Abbiamo quindi lui ci sta parlando di una terza guerra mondiale, e poi ci dice nel prosieguo, una lettera molto lunga, nel mio libro io l'ho riportato interamente, con tutti i vari commenti, ci sarà una quarta guerra mondiale. Allora, vediamo qualche esempio. Allora, molto vicino da Aux, alla Tour di Miranda, grande fuoco dal cielo, in tre notti piomberà, causa avverrà ben stupenda e ammirabile, subito dopo la terra tremerà. Vabbè, qui uno dice, beh, può essere un meteorite, può essere caduto di meteoriti, caduto di nuove armi sismiche, non lo sappiamo, va bene. Voi vedrete presto e tardi grande cambiamento, orrori estremi e vendette, anche se la luna è condotta dal suo angelo, il cielo si avvicina alle inclinazioni. Nel cielo si avvicinano rivolgimenti. Questo potrebbe essere una cosa celeste, ma potrebbe essere anche una cosa simbolica, per cui vuol dire ci saranno grandi rivolgimenti, potrebbe essere ci saranno grandi cambiamenti, no? Di notte il sole penseranno ad aver visto, quando il porco mezzo uomo si vedrà, rumore, canto, conflitto nel cielo, combattere si vedrà, ed orrende bestie si sentirà parlare. Questa mi sembra abbastanza chiara, quindi abbiamo il sole che arriva di notte nel cielo e di orrende bestie si sente parlare. Abbiamo una vera e propria battaglia nel cielo. Questo è molto interessante. Gli dèi si renderanno visibili agli uomini, perciò saranno responsabili di grande conflitto. Prima sarà visto sereno il cielo e poi spada e lancia, che verso sinistra farà la più grande afflizione. Sinistra è ovest. Quindi probabilmente stiamo parlando degli Stati Uniti. Quindi negli Stati Uniti avremo grossi problemi. Questi dèi si renderanno visibili agli uomini con una lancione, spada e lancia, quindi potrebbe essere con simbolicamente qui si indica una guerra. E è interessante notare che quando accadde il caso di Norimberga del 561, Nostradamus era vivo. Questo è il caso di Norimberga del 561. Allora, questo è uno dei casi più famosi del passato. Come vedete abbiamo dei cubi, no? Che rilasciano delle sfere, abbiamo un lancione, abbiamo una serie di eventi, alcune sfere cadono e incendiano le case che sono qui sotto. Questo caso fu visto da molte persone ed è molto interessante. Alcuni hanno cercato di spiegarlo con il fenomeno del parelio, ma non si tratta assolutamente del nostro caso. Vorrei fare a questo punto una digressione, perché se è vero che gli dèi si renderanno visibili agli uomini, vuol dire che qualcuno qui sta ipotizzando dei cambiamenti
abbastanza significativi. Questi dei, a questo punto, potrebbero mettere in discussione le nostre culture, la nostra società, e chiaramente potrebbero attivare un circuito molto, molto interessante. Diciamo che il fatto, come ha detto Pinotti stamattina, ma anche altri commentatori, no, che lui ha citato, che lo Yahweh non potesse, forse non era Yahweh ma era qualcun altro, è abbastanza accettato nella comunità ufologica. Sorge però un problema: Cristo cos'è, o chi è, o cosa, qual è il messaggio di tutto questo? Allora, lo Yahweh ci dice, no, nel suo messaggio ti dice: tu amerai il... qui chiaramente stiamo facendo una domanda che ci vorrebbe un intero convegno per rispondere a questa domanda, però cercherò di rispondere in pochi minuti. Lo Yahweh dice: tu amerai Dio con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo desiderio e con tutta la tua forza, e finisce lì, non c'è altro comandamento. Mentre in Cristo abbiamo un correttivo. Abbiamo il correttivo che dice: tu amerai Dio con tutto il tuo cuore, la tua anima, la mente, e c'è un secondo comandamento: amerai il prossimo tuo come te stesso. Questo è un correttivo molto importante, perché dice che c'è una rivoluzione dal punto di vista comportamentale, e questa rivoluzione è un qualche cosa che si attua nei comportamenti. Ma allora Dio non ha bisogno di essere corretto, quindi c'è qualche cosa che non va. Cristo, quando si riferisce a Dio, nomina sempre il Padre, quindi Yahweh, tranne un caso mi sembra, non lo nomina. E quindi abbiamo da farci una domanda molto interessante, cioè, vabbè, Cristo, lasciamo perdere chi è, però ci dà un messaggio molto interessante, che è un messaggio integrativo o correttivo, diciamo, del messaggio precedente. E quindi questo, se mi potrebbe far pensare che c'è stato bisogno di fare delle correzioni alla nostra politica sociale. Quindi mi sono fatto una serie di domande, siccome io sono collega appunto di Pinotti, di Manac, qui in sala, un esperto di egittologia, e si è aperta una vasta discussione, no? Ma della serie, va bene, ok, ma perché iniziare un correttivo? Perché fare un correttivo? E la risposta potrebbe essere: perché sono due fazioni diverse, perché ci troviamo di fronte a due fazioni, una più materiale, che è scesa sul pianeta, che è quella che ha creato l'uomo, come dicevamo stamattina, che è quella che ha dato il via alla razza umana, e la seconda fazione, che è più spirituale, che ha scacciato la prima fazione dal pianeta, gli angeli caduti li hanno mandati via, e gli hanno imposto un correttivo. In qualche modo è stato imposto un correttivo. Il correttivo è la religione che avete imparato, perché vi è stata data, vi è stata imposta. Va bene, amate Dio, problemi non ce ne sono, ma amate anche il prossimo. Questo è un correttivo rivoluzionario, che ci porta ad una cosa estremamente diversa, ci porta su un binario, su uno scambio direttamente diverso rispetto a dove eravamo prima. Prima la società era in funzione di Dio, adesso è in funzione anche del prossimo. Quindi è completamente un messaggio primario.
è un messaggio di pace questo, no? E se ci, tenete, se ci fate caso, noi da almeno 2000 anni non abbiamo avuto interferenze, quindi questi esseri ci stanno lasciando fare quello che noi vogliamo fare. Non è che stanno interferendo con noi, non è il Dio Yahweh che scende e dice tu amerai, farai, dovrei andare, vai a conquistare qui, fai lì, no? È ci lasciano fare quello che noi vogliamo fare. Quindi si prefigura più una cosa tipo la Star Trek, la prima direttiva, no? Cioè c'è un qualcosa che ci sta proteggendo e che impedisce accessi indesiderati. E questo è abbastanza interessante perché continuano questi scontri, no? Ad esempio, ci sono dei casi in cui, ad esempio, Plinio ci racconta che ci sono stati degli scontri di astronavi grandi come montagne. Perché delle fazioni con astronavi grandi come montagne si dovrebbero scontrare, se non per il controllo del pianeta? E questa cosa la troviamo, l'abbiamo trovata anche nel passato, no? I Veda che si scontravano, facevano, e l'abbiamo trovata anche, la troviamo anche da altre parti. Gli Hopi, gli indiani Hopi parlano di esseri che si sono scontrati fra di loro, esseri celesti. La stessa mitologia greca ci dice questo. Quindi questo è un tema ricorrente. Perché si devono scontrare se non per il controllo del pianeta? Ok, e torniamo a Nostradamus. Allora, altra quartina, Napoli, Palermo, Sicilia, Siracusa, nuovi tiranni, folgori, fuochi celesti, grande eccidio, trionfo, far festa. Vabbè. Allora, Nostradamus inserisce tutte queste quartine, almeno la maggior parte, in una serie di quartine che appunto parlano di questa terza e quarta guerra mondiale, dove lui è molto preciso in determinate cose. Ad esempio, un anno prima del conflitto italico, germani, galli, spagnoli, per forte alleanza, la caposcuola della Repubblica cadrà, dove salvo pochi moriranno soffocati. Questo quasi sicuramente è riferito alla Francia. La caposcuola della Repubblica è una città europea, potrebbe essere Bruxelles o Parigi, comunque. E dice, un anno prima del conflitto, Italia, Francia, Germania, Spagna si schiereranno in una forte alleanza e poi ci sarà questo attentato. È interessante notare che nel marzo 2015, quindi qualche mese fa, l'ISIS ha proclamato che se l'Occidente e gli Stati Uniti vogliono la roccaforte dell'ISIS, quindi ovviamente togliere la democrazia. Come potrebbe essere fatto? Con le epidemie, con le guerre, ma anche col controllo della mente, come abbiamo visto prima, come diceva Nostradamus. E un metodo che oggi, su cui stanno puntando, secondo me, tanti, è il microchip sottocutaneo e le interfacce neuronali. Allora, io non ho il tempo per farvi, cioè, per ogni slide, ripeto, c'è una conferenza, non è la conferenza che vi vorrei fare. Però vi do alcuni dati sul microchip sottocutaneo. Allora, chiunque ha un cane, oggi sa che è obbligatorio far microchippare il cane. Non è che non potete, voi dovete farlo. Quindi è puramente un discorso di leggi. Se domani dicono tutti i neonati devono essere microchippati, tutti i neonati saranno microchippati. Quello che vedete a destra sono tre slide tratte da un video molto interessante in cui praticamente dove stanno discutendo in un programma televisivo americano una notizia che è venuta dall'Europa. Un scienziato arabo ha inventato un microchip in grado di rilasciare volutamente una dose di veleno se necessario,
per cui hanno detto, vabbè, ma noi i terroristi quando li prendiamo non è un problema, noi li mettiamo nel microchip e poi se vediamo con il GPS che questi qui stanno andando dove non dovrebbero andare, facciamo rilasciare quando si rivelano. Questa cosa lui ha chiesto l'approvazione in Germania, il brevetto in Germania, e il brevetto è stato negato per motivi etici. Quindi la Germania ha negato per motivi etici il brevetto a questo scienziato. Vediamo adesso come viene affrontato il problema dei microchip sottocutanei. Ragazzi, ha fatto delle dichiarazioni abbastanza sconcertanti, nel senso che se, ecco, quello che non si sente l'audio. Perché non sento l'audio? Vabbè, comunque ve la faccio breve. Renzi, nella trasmissione di Ballarò, ha detto che tutti quelli che si occupano di microchip e scie chimiche devono essere internati nel DSO. L'ha detto recentemente. Ecco, e ve lo volevo far sentire perché è abbastanza interessante come cosa. E lui dice, ma se questa cosa dipendesse da me, gli fanno una domanda, ma lei cosa ne pensa di Grillo? E lui dice, ma per me Grillo ha portato persone valide, però tutti quelli che hanno portato anche persone che parlano di microchip, eccetera, secondo me è tutta gente della TSO. Ecco. E allora, questo invece è un filmato della TV svizzera che dice che praticamente hanno creato un microchip per studiare gli atleti, per monitorare gli atleti. Coinvolgimento di campioni come Zappa Powell e Sharon Simpson. Ne sono convinti al Politecnico Federale di Losanna, dove il prototipo di Iron IC è stato progettato. Comprende un minuscolo sensore da inserire sotto pelle e delle batterie flessibili che vanno posizionate in superficie. Si tratta in pratica di un minuscolo laboratorio di analisi capace di inviare i dati in tempo reale via Bluetooth a un telefonino. Il sensore è ricoperto di un'enzima che consente di analizzare determinate sostanze con una copertura che può arrivare fino ad un anno prima di essere cambiato. Il dispositivo è stato pensato inizialmente per il settore medico per aiutare, ad esempio, a tenere sotto controllo i pazienti sottoposti a chemioterapia. Dal settore medico a quello del controllo antidoping il passo è breve, tanto è vero che il laboratorio svizzero per l'analisi antidoping, che collabora con l'Agenzia Mondiale Antidoping, ha già preso contatti con il team del Politecnico e prevede che entro i prossimi 10 anni tutti gli sportivi saranno obbligati ad avere un minuscolo laboratorio simile a questo sotto pelle. Saranno obbligati, sottolineo questa frase. Allora, vi faccio sentire Renzi. Diamo subito il benvenuto al nuovo segretario del PD, il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Buonasera. Allora, segretario, intanto come è stata la prima giornata da segretario? Bella, piena di impegni, di appuntamenti e anche poi di grande gioia, pensando che ci sono tante persone che ti affidano delle cose. Anche Beppe Grillo ha portato una grande innovazione in Parlamento, non mandando tanti volti freschi, tanta gente giovane. Ma secondo lei come andava? No, nessuno delle persone che ho nominato crede alle sirene, nessuno delle persone come fanno alcuna deputata. Una pure smentita. Quella dopo ha detto che c'ha il microchip, quello che era le scie chimiche, perché se queste cose le facesse uno del PD, io proporrei il trattamento sanitario obbligatorio, quindi non ho difficoltà a dirlo. Allora, Beppe Grillo ha portato delle persone molto valide e delle persone non all'altezza. Ok, allora adesso un ultimo. Che zino. Io nel mio libro su questa cosa del microchip sottocutaneo ho raccolto una documentazione direi schiacciante. Allora, questo. Allora, questo è un filmato dove una
Questa è la prima ditta in Svezia dove i dipendenti sono stati obbligati ad avere un microchip sottocutaneo inserito nella mano e con questo microchip riescono ad aprire le porte, a comandare il fotocopiatore, si attivano i computer. Quindi questa cosa è in grado di dare accesso. Attenzione che con una tecnologia del genere, io lo spiego molto bene nel mio libro, siccome è programmabile, oggi ti do l'accesso, domani te lo nego. Quindi domani tu, se hai un sistema del genere che ti attiva il computer, ti attiva il telefonino, ti attiva l'auto, ti attiva il conto corrente, se io te lo disattivo, tu non accedi più al tuo conto corrente, non usi più la tua carta di credito, non accendi più l'auto, non entri più a casa tua. Ok? Attenzione su questa cosa. E vi volevo far vedere in un ultimo. Va bene. Eccolo qui, pubblicità, propaganda della VeriChip. To everything that matters. When your life and all you love are on the line. Ecco, chiaramente qui viene portato per salvaguardare le persone che sono in difficoltà, dicono sì, ma noi ci siamo messi tutta la cartella clinica, il microchip, quindi lo facciamo per il vostro bene, per i vostri cari, lo facciamo per voi, così state meglio, sappiamo subito il vostro gruppo sanguigno. Okay. Quindi non è tanto una fantasia questa cosa, e sta prendendo sempre più piede, in maniera silenziosa, lo mettono nelle discoteche, così, ah vabbè ma non fai la coda, domani verrà venduto come è stato un simbolo, diranno sì ma no, l'iPhone è superato, ti metti il microchip nella mano, non c'è problema. E vi voglio leggere un passo della Apocalisse, Apocalisse di Giovanni. Allora, cosa dice? Allora, titolo 13. E le venne dato di mettere nell'effigie della bestia lo spirito di vita, così che l'effigie giungesse a parlare, come pure di fare sì che tutti coloro che non adoravano l'effigie della bestia venissero uccisi. Essa induce tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a incidersi un marchio sulla mano destra o sulla fronte, in modo che nessuno possa comprare o vendere a meno che porti il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. Allora, questa frase, scusate, ma per me è esplicativa, molto esplicativa, e ci catapulta nel futuro che noi avremo, o in uno dei futuri che potremo avere, e che potrebbe essere un futuro molto, ma molto difficile. Noi oggi stiamo lavorando sull'iniziativa cervello, stiamo lavorando sulle interfacce neuronali. Okay, questa è una slide NASA, dice connessione al cervello, upload, educazione in minuti, non in anni. Quindi io devo insegnare a uno a suonare il pianoforte, non c'è problema, mi connetto, gli do le istruzioni per suonare il pianoforte, poi dopo un minuto so suonare il pianoforte come un pianista professionista. Da programmatore vi dico, attenzione, tutto quello che si può immettere si può togliere, si può cancellare. Quindi nel momento in cui ho un'interfaccia neuronale,
che entra direttamente nel cervello, sono in grado di fare quello che voglio. Quale dittatura migliore? Questo ci porta al discorso di Anticristo. Chi è l'Anticristo? L'Anticristo è un sistema, non è una persona. Probabilmente io sono convinto che sia un qualcuno che farà il salto transumano, diventerà una cosa che non è né uomo né macchina, e diventerà il controllore, perché avrà accesso a tutti i database, a tutte le interfacce neuronali, a tutti i pensieri, a tutto quello che voi, noi possiamo pensare o credere o amare o odiare, a tutti i sentimenti. E questa non è più fantascienza, perché Time dà la copertina del suo giornale e dice che nel 2045 avremo l'interfaccia neuronale. Ve lo diamo per certo questo. Okay? Quindi, e poi ci sono tutta una serie di discorsi. Quindi abbiamo visto questo disegno di riduzione della popolazione mondiale era fatto con le guerre, con le carestie, con lo spostamento di immani masse di immigrati. Andatevi a leggere questo rapporto ONU, che significa rimpiazzamento, sostituzione per immigrazione. Dicono chiaramente che se entrano in Italia per un tot di numero di anni oltre 500.000 persone, oltre 500.000 immigrati, nel giro di pochi decenni l'80% della popolazione sarà composta da immigrati o da discendenti di immigrati. Quindi abbiamo una sostituzione della popolazione. Sì. E quindi tracce di queste cose ce n'è a iosa, no? Quindi e dopo uno dice come governeranno? Con robot, lo spettro è quello, no? Quindi avremo nuovi robot in grado di controllare il pianeta. Quindi avremo un'elite oligarchica di persone che governerà il pianeta attraverso robot. Prima devono scatenare la guerra. Forse non ci riusciranno, forse ci riusciranno. Forse i signori che sono al piano di sopra lo impediranno. Io non sono d'accordo con la ricostruzione che ha fatto lei dal punto di vista... Sì, quello esisterà, ma esisterà in ultimo. Prima abbiamo il periodo cosiddetto della tribolazione. No? L'alfa e l'omega. Ecco, il periodo della tribolazione è questo. Andrà avanti da ora fino a almeno 60 anni, secondo me. Ok? Chiudo qui, diciamo, segni di astronavi grandi come montagne ne abbiamo, sono state viste, questa è una fotografia del Megasat, quest'altro che ho assolto, no? Vi voglio far vedere solamente un'ultima slide, due slide, credo. Ok, allora questo è il piano preso dall'ISIS per l'invasione dell'Italia. Come vi dicevo prima, abbiamo tre direttrici. Questo è quello che il progetto dell'ISIS di espansione. Questa è l'ultima cortina con cui voglio concludere, e cioè il barbaro conflitto sotto nera bandiera. Sangue sparso dalla Dalmazia scossa. Il grande Ismail disporrà la sua sede a Ron, Trema, soccorsi in Italia. Allora, la nella bandiera ce l'abbiamo, perché è la bandiera dell'ISIS. Il grande Ismail è il capo dell'ISIS che succederà a quello attuale, perché quello attuale è un po' connesso agli Stati Uniti, quindi c'è un po' di... non si capisce bene cosa sta succedendo, ma ormai tutti hanno capito che l'ISIS è fuori controllo e tra poco avremo avremo questi signori che ci invaderanno. Non sarà domani, sarà
da quello che ho visto io tra il 2000, dopo il 2020 al 2036, cioè la prima parte, ok? Qui chiaramente devo tagliare, ma è fondamentale capire che noi, come europei, cercheremo di parlare. Nostradamus dice si seccheranno le bocche, si seccherà la saliva a forza di parlare, ma questo non servirà. Ci arrenderemo, ma questo non servirà. Il fiume scorrerà a fiumi, il sangue scorrerà a fiumi. Il Nostradamus lo dice che il Tevere e i mari diverranno rossi dal sangue sparso dalle persone. Quindi, questo è quanto. Ultima cosa, poi chiudo. Putin sembra che, da quello che ho visto io, sia l'unico che si può sopporre a questa cosa. Altri commentatori dicevano che Nostradamus diceva che Putin era unito a queste armate, invece secondo me questo non accade, e lo rilevo anche dall'analisi di Bible Code, perché io adesso sto andando avanti analizzando Bible Code e poi l'Apocalisse. Bible Code sarà oggetto di un secondo libro e l'Apocalisse di un terzo. Chiuderei qua, grazie. Grazie a Tancredo Berni.